Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, dispositivi antisismici. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per essere un'eccellenza italiana presente in oltre 40 paesi, è in costante crescita sin dal 1945. Per essere un punto di riferimento all'avanguardia nel settore delle opere di ingegneria civile nella protezione sismica, per la capacità di puntare su alti standard qualitativi, ricerca e sviluppo e personale qualificato. The winner is FIP MEC. Saluto e do il benvenuto in collegamento con me a Guido Ghilardi, amministratore delegato, e Laura Pennestre, consigliere di amministrazione e CFO. Benvenuti a entrambi. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, bentrovati. Complimenti naturalmente per questo riconoscimento. Io subito chiederei a Guido Ghilardi un commento a caldo, insomma, che cosa significa per voi in questo momento soprattutto? Ma in primo luogo, a nome dell'azienda, di tutti i nostri collaboratori, il nostro in particolare, vorremmo ringraziare l'organizzazione e la commissione del Fonti Award per aver posto la vostra attenzione, la loro attenzione su questa nostra realtà aziendale, aver valutato con questo importante riconoscimento la nostra posizione di leader sul mercato dei dispositivi strutturali e in particolare dei dispositivi antisismici. Diciamo che due sono gli aspetti che ci colpiscono in maniera che ci rendono orgogliosi di questo riconoscimento. Il primo riguarda sicuramente il fatto che viene riconosciuto il lungo percorso di competenze ingegneristiche realizzative che FIPA ha avuto durante la sua lunga storia, che è una lunga storia di studio, ricerca, innovazione e soprattutto di tanti piccoli e significativi breakthrough tecnologici nel mondo proprio dell'isolamento sismico. Dovete considerare che la FIPA ha realizzato nel suo passato, nel 1974, il primo viadotto in Europa, isolato sismicamente. Ha realizzato nel 1997 la prima piattaforma offshore, isolata sismicamente al mondo. Ha realizzato la prima applicazione di dispositivi di dissipazione e controllo del sisma per la Basilica di San Francesco di Assisi nel 1999 e la prima applicazione di dispositivi con leghe a memoria di forno. Abbiamo fatto molte, molte cose in giro per il mondo. E questo è sicuramente questo riconoscimento a un'azienda come la nostra, che non è una start-up innovativa o un'azienda digitale, ma è un'azienda metalmeccanica con delle profonde radici ingegneristiche e manifatturiere, è sicuramente un aspetto che ci inorgoglisce. La Certamente, seconda. sì. Scusi, scusi. No, 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 prego, prego, la seconda, stava dicendo, Il poi passo la. secondo aspetto è il fatto che per noi questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Tutta la nostra organizzazione è tesa a migliorare, a investire in ricerca e sviluppo e a trovare soluzioni sempre nuove. E come a lei ben evidenziato nella motivazione, questa è un'azienda di persone. È un'azienda di competenze ingegneristiche e di capacità personali, piena di skill importanti, che cerchiamo di valorizzare con continuità. Noi disponiamo di uno dei principali laboratori di prove e collaude al mondo, proprio per i dispositivi sismici, abbiamo un livello tecnico elevatissimo.
Nessuno dei nostri concorrenti internazionali e nazionali dispone di una struttura equivalente e noi siamo in grado di simulare terremoti fino al livello distruttivo del nono grado della scala Richter e questo ovviamente serve a noi per mantenerci al passo con la migliore evoluzione, anzi, se possibile, a correre davanti all'evoluzione. Quindi Certo, per noi. ecco. No, io volevo riagganciare proprio la parola evoluzione per chiedere anche a Laura Pennesse, insomma, già ha detto molto Guido Ghilardi, però evoluzione le chiedo come vedete il futuro a questo punto. Ma, per quanto riguarda FICMEC, già detto anche come anticipato l'ingegner Ghilardi, è un'azienda che è leader nella progettazione e nella realizzazione dei dispositivi antisismici. Nel nostro staff abbiamo oltre 100 persone, tra le quali 25 progettisti e disegnatori che ci aiutano quindi ogni giorno a sostenere le grandi opere di tutti i paesi del mondo. I concorrenti con i quali noi ci confrontiamo sono concorrenti di livello internazionale, sono tutte imprese competitive. E vincere le sfide richiede quindi un approccio che è sistematico all'innovazione, però non solo delle soluzioni che forniamo, ma anche di tutta l'organizzazione. Quindi per noi l'innovazione è oggetto di continua pianificazione e la consideriamo quindi la parte più importante delle attività dei nostri manager. La chiave per continuare ad ottenere questi risultati è quella di mettere al centro le persone, quindi in FICMEC investiamo nelle competenze, cerchiamo di attrarre e motivare i giovani talenti, includendo anche formazione in master e corsi di aggiornamento, e quindi questo mix tra persone, competenze e sistemi di valori che sono orientati all'innovazione ha permesso fino ad oggi a FICMEC di operare nel mercato mondiale e riteniamo che con questa filosofia potremo continuare ad essere leader ancora per molti anni. Beh, questo sicuramente è il miglior auspicio per il futuro, insomma, in crescita sin dal 1945, come abbiamo sentito nella motivazione, è appunto essere leader per i prossimi anni, gli anni che verranno, con l'innovazione, l'evoluzione e naturalmente la giusta considerazione delle persone del team al quale va tutti i nostri complimenti. E naturalmente ringrazio Guido Ghilardi, amministratore delegato, e Laura Pennestre, consigliere di amministrazione CFO di FIPMEC. Complimenti ancora per questo riconoscimento. Grazie a voi. Grazie, alla prossima, grazie. Grazie.